Che cosa intende Brunner con il concetto di format? Intanto, questo è un concetto che ha proposto proprio Brunner e con il quale ci vuole spiegare quelli che sono i processi comunicativi e di interazione comunicativa tra un bambino e il suo adulto di riferimento, il suo caregiver o i suoi caregiver. E sono appunto tutto quell'insieme dei processi comunicativi che si vengono a creare intenzionalmente e in maniera finalizzata, soprattutto all'interno di un contesto interattivo ben preciso. Questo format si ripete nel tempo, si tende a ritualizzare e proprio per questo diventa una forma standardizzata di comunicazione e di interazione tra il bambino e l'adulto di riferimento, e nel quale all'inizio i ruoli saranno ben stabiliti e ben precisi, ma con il tempo poi diventeranno reversibili. Quindi quando nasce un format? Un format nasce nel momento in cui un contesto naturale viene convenzionalizzato e ritualizzato. E proprio attraverso questi rituali e quindi questa ripetizione, ad esempio, di azioni, il bambino può riconoscere queste azioni e far sì che diventino stabili e assumano anche un significato proprio preciso. E qui si arriva proprio al concetto di impalcatura, il famoso scaffolding di Brunner, che si viene a creare proprio dall'inizio dell'interazione che il bambino ha con il suo caregiver o con i suoi caregiver, e quindi da questi modelli interattivi di comunicazione che il bambino farà suoi fin dai primi mesi di vita, proprio grazie alla ripetizione e proprio grazie alla ritualità di questi gesti. Quindi questi schemi mentali, di queste azioni ripetute nel tempo, di questi rituali, vengono chiamati format e assumono un significato davvero importante perché hanno l'obiettivo di mantenere il contatto tra il bambino e l'adulto di riferimento. Mi vengono in mente tantissimi esempi, ad esempio il rituale della pappa, che è sempre lo stesso, fatto di versi, di azioni, eccetera, oppure il rituale del momento in cui il bambino viene addormentato, ad esempio con sempre il solito suono, la ninna nanna, delle carezze, eccetera. Oppure pensiamo ai giochi, ad esempio il gioco del cucù, dove il papà, ad esempio, nasconde con le mani la faccia e poi leva le mani improvvisamente dicendo cucù. La reazione del bambino che riconoscerà questa cosa sarà sicuramente di un sorriso.